si per registrerà recuperare la informazioni conferenza. mancanti, per farla comportare senza dover rifare l'investimento da macchina che può parlare, comunicare con altri sistemi e può consuntivare dei dati. Oppure stiamo iniziando a consegnare le prime applicazioni di intelligenza artificiale o di machine learning, ad esempio in ambito di riconoscimento di immagini e algoritmi che da svariate moli di dati recuperano informazioni interessanti per il manager, oppure ci stiamo occupando di connessione wireless di sistemi IoT attraverso tecnologie a basso consumo come LoRaWAN, che è una tecnologia di A2A che viene usata ad esempio per il monitoraggio e l'utilizzo dei cassoni nella detenzione urbana, a trasmettere le informazioni salienti e questo può avvenire anche in azienda. E quindi è una tecnologia molto vantaggiosa perché senza investimenti in reti o con device pesanti si riesce comunque a trasmettere le informazioni. E non ultimo anche applicazioni del digital twin, quindi la simulazione dei sistemi reali attraverso tecniche digitali per prevederne i funzionamenti o per fare dei dimensionamenti o valutazione di scenari alternativi che sottostanno a un investimento. Ecco, gli obiettivi della Lean House sono quello di fare community, come dicevo prima, e quindi di farci incontrare. Oggi ci incontriamo con mezzi appunto digitali, però in passato abbiamo anche, attraverso anche visite aziendali, ci siamo visti direttamente per fare quello che noi chiamiamo la contaminazione, quindi quello di condividere esperienze magari di settori diversi oppure anche complementari, questo a beneficio della crescita culturale di ciascuno, anche per la messa in comune di esperienze. Oppure sviluppiamo casi di studio, quindi diciamo delle piccole esercitazioni ed aula, oppure concorsi di formazione o visite aziendali. Quindi l'obiettivo della Lean House è quello di promuovere, e oggi ancora di più nella cosiddetta chiamata era 4.0, la cultura ben assodata, comunque tradizionalmente consolidata della linea, che secondo noi va riletta in modo e applicata in modo digitale e deve permeare maggiormente il nostro territorio. Questi sono alcuni temi di cui abbiamo trattato e tratteremo nell'ambito della Lean House. Ci occupiamo specificamente di tecnologie digitali e di organizzazione esponenziale, cioè quelle organizzazioni che si sanno adattare ai vari cambiamenti, sembra una frase di rito, però è sempre più vera, che sono sempre più repentini e anche diciamo, l'esperienza di questi giorni negativa rende sempre più attuale questo tema. Le organizzazioni esponenziali sono quelle che sanno riadattarsi e cambiare, ovviamente sempre nell'ottica del miglioramento, ai vari cambiamenti che arrivano dall'esterno, siano di prodotto, di mercato o di contesto. Come formazione esperienziale nell'ambito della Lean House abbiamo anche a disposizione alcuni device visibili. Stiamo per completare una smart assembly line, quindi una linea di assemblaggio manuale opportunamente sensorizzata che supporta da un lato gli operatori nelle proprie operazioni e dall'altro è connessa a un sistema ERP centrale e che ne effettua il monitoraggio in tempo reale delle variabili più rilevanti, quindi rispetto del takt time, piuttosto che il consumo di un componente che va a innescare un ripristino da un magazzino remoto o case history o, come dicevo prima, visite aziendali. Quindi oggi siamo al primo formale incontro, al primo tavolo di lavoro della Lean House, quindi intitolato Disruptive Technologies for Executive. Qua vedete il programma dei prossimi incontri e che si sviluppa durante il 2020. Ecco, accompagniamo anche le aziende con corsi di formazione, che adesso salto per brevità, ne parleremo magari alla fine. E ci siamo occupati, adesso ovviamente per il contesto di adesso, purtroppo la cosa è sospesa, anche di organizzare viaggi di studio in Giappone, che come dicevo prima, essendo ormai entrati appieno nell'era digitale, vanno più verso anche il monitoraggio e la visita di aziende che, oltre ad aver applicato bene in modo soddisfacente la Lean, stanno applicando anche tecnologie digitali, piuttosto che anche aziende etiche,
visto che il digitale fa porre il problema dell'etico, probabilmente molti di voi hanno sentito anche parlare di algoretica, cioè l'etica degli algoritmi, visto che diciamo, l'utilizzo della tecnologia non può prescindere comunque dalla persona e dall'impatto che essa ha sul lavoro quotidiano di tutti noi, dei dipendenti, dei fornitori di un'azienda, ma anche della società. E queste sono le aziende visitate negli anni passati. La Learning House compie 5 anni quest'anno, quindi è stata formalmente avviata nel 2015, è stata progettata l'anno prima, ha avuto corpo dal 2015 e la teniamo ancora viva e speriamo che l'interesse delle aziende cresca. Ci fa molto piacere che vi siete iscritti in tanti, ne vedo iscritti 50, potrebbero arrivare anche altre persone, questo comunque ci fa molto piacere. Io con questo avrei concluso, vi ringrazio e scondivido lo schermo e passo la parola al nostro relatore Cristiano Daolio, che è il nostro esperto di organizzazioni esponenziali, che ci parlerà di questo tema oggi pomeriggio. Come diceva detto prima, potete fare domande attraverso la chat, possono essere visibili a tutti o solo ai relatori. E quindi adesso poi lo dirà meglio Cristiano, ci saranno dei momenti anche dove potete prendere la parola e condividere una domanda, un pensiero oppure una domanda al relatore o anche a tutti. Grazie. Prego Cristiano. Buongiorno a tutti, mi chiamo Cristiano Daoglio, mi fa piacere avere tante persone connesse in linea. L'obiettivo di oggi è quello di illustrare come le tecnologie stanno cambiando il modo di fare business, i modelli organizzativi delle aziende, descrivere il contesto di riferimento su cui stiamo agendo, illustrare nel dettaglio queste tecnologie di riferimento, perlomeno quelle più importanti, e soprattutto, diciamo, nella parte finale, forse anche la parte più importante, capire quali sono i modelli organizzativi che sono in grado di amplificare al massimo il ritorno di queste tecnologie e dare qualche suggerimento, qualche indicazione su come un'azienda tradizionale può muoversi verso il concetto di organizzazione esponenziale, perché un concetto importante che voglio dire dall'inizio è quello che il concetto di organizzazione esponenziale a prima vista potrebbe essere relativo solo a startup, applicabile solo a startup, ma in realtà è un concetto che può essere benissimo applicato anche ad aziende tradizionali che hanno la necessità di trasformarsi. Ho un problema ad andare avanti con le slide. Perfetto. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Cristiano Daoglio, ho iniziato il mio percorso lavorativo in Ernst & Young come auditor, ahimè ormai 25 anni fa. In questi 25 anni ho diviso la mia carriera lavorativa in parte come C-level executive all'interno di aziende multinazionali, dove ho ricoperto ruoli di managing director, di chief financial officer e chief strategy officer, e ho lavorato a livello consulenziale. Ho una laurea in economia e commercio, ho completato il mio percorso formativo a Harvard Business School e London Business School. Da un paio d'anni ho fondato una società di consulenza che si chiama ExoMind, che ha lo scopo di appunto aiutare le aziende e i loro manager in questo percorso di trasformazione del business, e in parallelo sono partner di una società statunitense di consulenza che si chiama Shadoka, che si occupa anche questa di business transformation, e collaboro con una società che si chiama Tantum Group, che fa riferimento al professor Robert Kaplan di Harvard Business School, inventore della Balanced Scorecard, e con Tantum svolgo alcuni progetti prevalentemente negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita. E negli ultimi anni mi sono occupato in particolare di temi di business transformation e ho preso una certificazione come Exo Ambassador presso OpenExo, che è la società che fa riferimento a Salim Ismail, che si occupa, diciamo, in particolare di questo tema delle organizzazioni esponenziali. Salim Ismail è la persona che ha inventato questo concetto di organizzazione esponenziale, che è stato pubblicato in un libro del 2014, che è considerato uno dei tre libri a maggior impatto sulle startup della Silicon Valley. Quello che andremo a vedere oggi è
descrivere brevemente il contesto di riferimento su cui stiamo agendo, avere una panoramica su quelle che sono le tecnologie esponenziali, le tecnologie dirompenti che impatteranno maggiormente le aziende nei prossimi anni, dare una definizione appunto di organizzazione esponenziale, capire quali sono gli attributi e le caratteristiche delle organizzazioni esponenziali e dare alcuni suggerimenti di come un'azienda tradizionale può avvicinarsi a questo concetto di exponential organization. Allora, vorrei iniziare con una frase di David Rose, che è uno dei venture capitalist americani più famosi, che dice chiaramente: le imprese disegnate per avere successo nel XX secolo sono destinate a fallire nel XXI se sono in grado di trasformarsi con velocità. Ho portato un esempio molto veloce, Blockbuster verso Netflix. Se una ventina d'anni fa, nel momento in cui volevamo vedere un film in una sera, andavamo in un negozio Blockbuster e prendevamo la nostra videocassetta, oggi con Netflix il mondo è completamente cambiato perché riusciamo a accedere da qualsiasi dispositivo con una quantità infinita di contenuti. Quindi le aziende sostanzialmente devono modificarsi, devono trasformarsi se vogliono continuare a competere con successo. Ci sono diversi fattori che stanno convergendo e che stanno portando questa necessità di trasformazione. Innanzitutto il primo è la disponibilità di tecnologie sempre più potenti e con sempre maggiori opportunità. Una sempre maggiore importanza di tematiche di responsabilità sociale, responsabilità ambientale e gli impatti delle forze regolatorie. Quindi le tecnologie sicuramente sono il fattore più importante in questo momento, che però si va a intersecare con una serie di altri fattori che rendono ancora questo cambiamento più necessario e più importante. Siamo nell'economia delle aspettative. L'economia delle aspettative è caratterizzata da tre standard. Il primo elemento è che la qualità impeccabile e la trasparenza sono un must. Avere una qualità impeccabile è un qualcosa che riesce. Scusate, chiedo una cosa, io non riesco a vedere la chat se mi vengono fatte delle domande. Come devo muovermi per vedere la chat? Vedete che clicchi il fumetto e ti si apre. Fumetto dove? In alto a destra. In alto a destra, non vedo fumetti, vedo. Proprio sotto la X di chiusura della conference Ah no, dovrebbe se però essere. stai proiettando, non hai come noi, l'avrai ridotto più piccola Non lo l'icona. vedo, infatti, Devi proiettando non cercare lo vedo. l'icona, è come quella di Magari se Waze. c'è qualche domanda, Licia, intervieni tu Sì. perché non le riesco a. Ecco, quindi non fate domande direttamente solo al docente, ma fatele a tutti, quindi, oppure scrivete la mail se volete farle in privato. Cristiano, se hai piacere a mostrarti con la webcam, magari è più, insomma, Ok. diventa più piacevole. Ok, perfetto. Si vede la webcam in questo momento? Perché io, essendo in modalità presentatore, vedo solo le slide. Ok. Sì, ti vediamo. Allora, i tre standard dell'economia delle aspettative sono innanzitutto un primo elemento che la qualità è una qualità impeccabile e la trasparenza sono degli aspetti da cui non si può prescindere. Se in alcune realtà io sto facendo in questo momento, sto portando avanti un progetto di business transformation in Toyota. Toyota ha questo concetto di zero muda. Il fattore determinante di Toyota, la value proposition in Toyota era la qualità zero. Anche Toyota in questo momento si sta rendendo conto che la qualità non è più necessaria per differenziarsi rispetto ai competitors. Quindi qualità impeccabile e trasparenza sono must che devono esistere per rimanere sul mercato. C'è un concetto di sostenibilità sempre più importante, quindi le aziende, oltre a generare valore dal punto di vista economico, ge devono generare valore anche dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale. Il cliente è un cliente che è sempre più connesso, sempre più iterativo, sempre più co-creativo, quindi ha necessità di prodotti e di servizi sempre più personalizzati e vuole manifestare una espressione personale. In questo contesto di riferimento stanno sempre diventando più importanti nuovi competitors, non solo start-up, ma anche singole persone che accedendo a tecnologie sempre a più basso costo riescono a inventare un nuovo modello di business, a inventare un'offerta che sempre più va a
confrontarsi con i nostri beni e servizi. Quindi dobbiamo uscire da una logica di mercato tradizionale, ma dobbiamo avvicinarci sempre più al concetto che avremo sempre più competitors da sempre più parti del mondo. Uno studio del 2011 ci diceva che le società saranno in continuo cambiamento. Si prevedeva che entro 10 anni il 40% delle società attualmente presenti nella lista di Fortune non esisteranno più. A distanza di 10 anni da questa previsione, vediamo che questo ritmo di cambiamento è sempre più veloce. Quindi, se le società, se le aziende non riescono a reinventarsi, non riescono ad adattarsi a questo nuovo contesto di riferimento, diciamo, si rischia di non essere più competitivi. Quindi siamo in un mondo dove tutto sta cambiando, le tecnologie stanno determinando nuove opportunità, ci sono nuovi aspetti di natura sociale e di natura ambientale, dobbiamo costruire un nuovo modello di impresa, un nuovo modo di fare impresa se vogliamo rimanere al passo coi tempi e se vogliamo continuare a essere competitivi. C'è molta confusione su una tematica di digital transformation. Cosa rappresenta la digital transformation? Dal mio punto di vista, se vogliamo capire quali sono le aree su cui impatta un processo di digital transformation, o come piace definirlo a me, business transformation, perché siamo veramente in un'era di trasformazione del business, abbiamo quattro aree che, ad esempio, Microsoft identifica come punti di riferimento per la trasformazione digitale. Abbiamo un'area che riguarda il modo di lavorare dei dipendenti e dei collaboratori. Abbiamo un'area che riguarda le interazioni e le modalità di engagement dei clienti, abbiamo un'area più tradizionale legata all'ottimizzazione dei modelli operativi e dei processi e un'ultima area che riguarda la trasformazione dei prodotti, dell'offerta e dei servizi. Quindi, quando vogliamo parlare di business transformation o di digital transformation e quando vogliamo sostanzialmente capire dove possiamo intervenire per trasformare il nostro business, queste sono le quattro aree su cui si deve lavorare per trasformare un business. È ovvio che lavorare simultaneamente su più di un'area porta a definire un vero e proprio modello di business e una vera e propria digital transformation nel suo senso più ampio. Qualche domanda su questa parte di contesto di riferimento? Qualche curiosità? Siamo in una fase quindi di cambiamento epocale, di cambiamento molto rapido che riguarda ogni tipo di industry, ogni tipo di azienda di qualsiasi dimensione, di qualsiasi industria. Questi cambiamenti non riguardano esclusivamente le aziende di tipo tecnologico, ma riguardano qualsiasi tipo di azienda. È ovvio che le aziende che hanno un'offerta più orientata verso prodotti fisici subiranno questo processo di cambiamento con tempi leggermente dilazionati, ma nessuna azienda dovrà prescindere da questa rivoluzione nei modelli organizzativi e nei modelli competitivi. Se non ci sono domande, passo ora alla parte di descrizione delle principali tecnologie esponenziali. Diciamo che ci sono sette tecnologie esponenziali che possono definirsi le più importanti, che possono essere quelle che soprattutto possono essere applicate a diversi campi e diversi tipi di applicazione. La prima tecnologia, che probabilmente è quella più importante, riguarda l'intelligenza artificiale. Quindi, se qualcuno vi dovesse chiedere di scegliere una tecnologia dalla quale partire, quella che probabilmente ha i maggiori impatti e le maggiori potenzialità, stiamo parlando di intelligenza artificiale. Come possiamo definire l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è una disciplina che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e programmi software capaci di fornire prestazioni che sarebbero di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. Quindi stiamo parlando di strumenti hardware e di strumenti software che sostanzialmente vanno a sostituire l'intelligenza umana e le decisioni che sostanzialmente vengono prese dalle persone umane. Quali sono gli ambiti su cui lavora l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale ci può supportare da diversi punti di vista, da parecchi punti di vista. Una prima area su cui lavora l'intelligenza artificiale è quella della percezione, ci aiuta a capire cosa sta avvenendo in un determinato momento. Una seconda area è quella delle notifiche, ci vengono comunicate delle informazioni che ci servono in un determinato momento. Un terzo ambito può essere quello del suggerimento, quindi l'intelligenza artificiale ci suggerisce quello che dobbiamo fare, ci aiuta a svolgere delle attività in maniera automatica, in collaborazione con un'altra tecnologia di smart process automation che vedremo dopo, ci aiuta a fare delle predizioni.
ci aiuta a capire che cosa dobbiamo evitare, quali azioni dobbiamo sostanzialmente evitare e quali rischi dobbiamo evitare, e come ultimo ambito, in una logica di situational awareness, ci aiuta, diciamo, a comportarci, ci guida come ci possiamo comportare in determinate situazioni. Quindi dovete considerare l'intelligenza artificiale come un nostro compagno di viaggio che ci supporta nel prendere delle decisioni, dei comportamenti che può agire su questi 7 punti di vista. In realtà tutti noi oggi ci confrontiamo quotidianamente con l'intelligenza artificiale. Se pensate a uno strumento che tutti noi abbiamo oggi, l'iPhone è già dotato di parecchie funzionalità di intelligenza artificiale. Quando a me capita spesso alla mattina che quando ormai purtroppo andavo a fare colazione, nel momento in cui salivo in macchina, il mio iPhone mi suggeriva qual era il percorso che dovevo fare per andare in quella determinata location dove andavo solitamente alla mattina. Siri è un altro esempio di intelligenza artificiale che ci supporta nel prendere delle decisioni, ci dà dei suggerimenti. Un'altra funzionalità che ha l'iPhone a livello di intelligenza artificiale è che nel momento in cui io devo archiviare un'email, il sistema sa che l'email che ho ricevuto dal signor Rossi normalmente la vado a catalogare in una determinata cartella, quindi mi propone già in automatico di andare ad allocare diciamo, archiviare una determinata email in una certa cartella. Ci sono vari tipi di intelligenza artificiale. C'è un'intelligenza artificiale più basilare che sostanzialmente lavora apprendendo conoscenza dai dati storici, quindi immagazzinando una serie di dati storici, l'intelligenza artificiale riesce a capire determinati comportamenti e me li ripropone per il futuro. C'è poi una forma di intelligenza che è più evoluta, è cosiddetta reattiva, che si basa, ho detto, che viene denominata tipicamente deep learning, dove in questo tipo di intelligenza artificiale le soluzioni non vengono determinate ragionando sui dati passati, ma si ragiona attraverso un sistema di rete neurale simile al comportamento del nostro cervello, e quindi l'intelligenza artificiale capisce certi comportamenti e reagisce in un determinato modo, non basandosi su dati storici, ma basandosi su comportamenti di reazione. Altri casi di intelligenza artificiale possono essere tutte quelle applicazioni di riconoscimento facciale. Pensate solo agli aeroporti, quando, diciamo, ci sono dei sistemi che combinano il vostro viso con quello del passaporto e vi permettono di andare avanti. C'è tutto il filone dei veicoli, diciamo, che si guideranno in autonomia. Un altro campo su cui l'intelligenza artificiale è molto utilizzata è quello relativo alla diagnosi medica, e un ulteriore esempio di applicazione tutto quel filone che riguarda la comprensione dei vari linguaggi. Quindi l'intelligenza artificiale è sicuramente la tecnologia esponenziale più importante, quella con maggiori opportunità, e ha lo scopo fondamentale di aiutarci, di supportarci a prendere delle decisioni. Quindi sistemi software, sistemi hardware ci aiutano a prendere delle decisioni sostituendo quelle decisioni che sono tipiche dell'uomo. Una seconda tecnologia molto importante è la cosiddetta Smart Process Automation. Smart Process Automation cosa significa? Sono tutte quelle tecnologie, quei prodotti, quei processi che sono coinvolti nell'automazione dei progetti lavorativi. Quindi sono dei veri e propri software robot che possono eseguire in modo automatico le attività ripetitive degli operatori, imitandone il comportamento e interagendo con applicativi informatici. Quindi pensate a un vostro impiegato, un vostro collaboratore in azienda che svolge delle attività ripetitive durante la giornata, svolge sempre le stesse attività che possono essere ripetitive, possono essere schematizzate. Questo tipo di attività può essere sostituita da un software robot che si sostituisce all'uomo e che interagisce con i vari applicativi informatici. Le tecnologie di Smart Process Automation hanno la finalità di automatizzare certe attività, hanno la finalità di orchestrare e allineare il lavoro di diversi collaboratori, diversi dipendenti, e hanno anche sostanzialmente la opportunità di integrarsi con soluzioni cognitive di intelligenza artificiale. Attraverso delle soluzioni di Smart Process Automation io riesco a avere sostanzialmente dei processi che sono molto più efficaci ed efficienti, che hanno
un maggiore rischio di errori e hanno dei costi più contenuti, ho un supporto migliore in collaborazione con l'intelligenza artificiale a prendere delle decisioni e riesco anche a influenzare in maniera più positiva e più efficiente tutti i miei partner di riferimento in una logica di ecosistema. Quali sono alcune applicazioni tipiche di smart process automation? Tutti quei processi ripetitivi e standardizzabili come l'ordinazione, la consegna e la fatturazione. Credo che molti di voi sono stati ultimamente in un punto vendita di McDonald's e in un punto vendita di McDonald's vedete che oggi si ordina attraverso questa vetrina, questo schema di riferimento, quindi che ha, diciamo, molteplici vantaggi da un certo punto di vista. Evita un lavoro all'operatore di McDonald's, ma dall'altro punto di vista consente alla società di acquisire una serie di dati importanti sulle scelte che fanno i clienti, sulle combinazioni, sulle preferenze di gusti e quant'altro. Altre tecniche di smart process automation servono per registrare i clienti, per portare avanti le anagrafiche, per un'assicurazione, per una gestione di sinistre e polizze assicurative. Vengono utilizzate in processi aziendali quali l'onboarding dei dipendenti o nella gestione dei reclami dei clienti. Quindi il concetto è ogni qualvolta in azienda c'è un processo, un'attività ripetitiva che porta sempre allo svolgimento degli stessi step, oggi esistono delle tecnologie che attraverso dei software robot permettono di svolgere queste attività in maniera automatica. Un altro esempio molto importante è quello che riguarda la contabilità dell'azienda. Ormai esistono dei sistemi di smart process automation che interagiscono con i sistemi contabili, interagiscono con i sistemi ERP e fanno sì che tante attività di contabilizzazione non vengano più svolte in maniera manuale, ma vengano svolte attraverso queste tecnologie di smart process automation. A questo punto volevo farvi una domanda. Abbiamo introdotto la parte di intelligenza artificiale, la parte di smart process automation. Volevo chiedere ai partecipanti se nelle loro aziende hanno già implementato queste tecnologie, se si sono già confrontati con queste tecnologie e se sì, quali sono le aree su cui le hanno utilizzate e quali sono i benefici o gli ostacoli che stanno incontrando in questa implementazione. Quindi volevo sapere se qualcuno di voi ci poteva dare una testimonianza sul fatto di iniziare a utilizzare queste tecnologie anche per capire un pochino quanto è la diffusione oggi sul mercato italiano di queste tecnologie. C'è qualcuno che mi può rispondere? C'è qualche domanda lì? C'è qualche considerazione? No, per ora no. Ok. Quindi nessuno, apparentemente nessuno sembra che stia utilizzando delle soluzioni di intelligenza artificiale o di smart process automation all'interno delle proprie aziende. Una terza tecnologia che è molto importante è la cosiddetta blockchain. Cos'è la blockchain? La blockchain è una struttura di dati condivisa e immutabile. È definita come un registro digitale in grado di verificare, registrare e organizzare una grande mole di dati e transazioni, le cui voci sono raggruppate in blocchi concatenati in ordine cronologico, la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. Quindi ogni qualvolta io ho una transazione che necessita una verifica dei dati, una registrazione dei dati, un'organizzazione dei dati, la blockchain è una tecnologia che mi viene in aiuto perché il grosso vantaggio della blockchain è che è una tecnologia che non può essere modificata ed è immutabile. Diciamo, tanti conoscono la blockchain o l'hanno iniziata a conoscere col discorso delle criptovalute, quindi Bitcoin è una criptovaluta che si basa su una tecnologia blockchain. Altri utilizzi di una tecnologia blockchain sono in tutti quei sistemi che prevedono un voto a distanza sostanzialmente, quindi la blockchain serve come struttura di certificazione del voto. Alcune strutture di grande distribuzione come Walmart e Carrefour stanno utilizzando soluzioni di blockchain per la tracciabilità di cibi e di merci. Un altro ambito in cui la blockchain viene utilizzata è quello di perfezionare tutti i sistemi di certificazione. Ogni qualvolta c'è un dato, una transazione che deve essere certificata, la tecnologia blockchain mi viene in aiuto. Può essere utilizzata anche questa a livello di gestione di contabilità nel momento in cui io devo fare l'archiviazione dei dati,
in futuro questo tipo di tecnologia, certificando e verificando determinati documenti e determinate transazioni, avrà un forte impatto sul settore legale, perché potrà anche arrivare all'estremo di riuscire a sostituire i notai, ci permette di proteggere la nostra identità online e ci permette di essere sicuri nei pagamenti digitali. Tante banche, tante assicurazioni, ad esempio, stanno usando in questo momento la tecnologia blockchain per sostituire il lavoro di backup di determinati dipendenti o determinate funzioni di backup. Attraverso la blockchain sarà anche possibile fare direttamente dei pagamenti diretti, evitando soluzioni di intermediari come ad esempio Western Union e quant'altro. In generale, ogni qualvolta ci sarà una compravendita, una transazione, un noleggio, ad esempio nei contratti di leasing e noleggio di auto, alcune case stanno già utilizzando la blockchain come sistema di riferimento per verificare, registrare e organizzare tutti i documenti. Un'altra tecnologia che è molto importante ed è destinata a rivoluzionare il modo di fare impresa è quel filone che si identifica come realtà virtuale, realtà aumentata o mixed reality. Da questo punto di vista occorre innanzitutto definire la differenza tra questi tre ambiti che spesso vengono confusi tra di loro. Parlo di realtà virtuale quando ho una simulazione della realtà attraverso tecnologie di tipo immersivo. Quindi vedo la realtà, ma la vedo simulata attraverso delle tecnologie che permettono di immergermi in questa realtà. Un secondo concetto è quello della realtà aumentata. La realtà aumentata è un arricchimento della percezione sensoriale mediante informazioni manipolate e convogliate elettronicamente che non sarebbero percepibili con i cinque sensi. Quindi ho una realtà virtuale su cui vado a aumentare determinati fattori, determinati elementi per far sì che vengano percepite certe informazioni che non sarebbero percepite, diciamo, in un mondo normale. Immaginate che voi siete in un museo, attraversate questo museo e nel momento in cui vedete un quadro, vedete una determinata opera d'arte, vi vengono fornite delle informazioni addizionali che non potrebbero essere fornite, diciamo, in una situazione reale. La realtà mista è una situazione dove si va a mescolare, dove si va a combinare la realtà fisica con quella virtuale, sovrapponendo inserimento nuovi oggetti e movimentando quelli esistenti utilizzando tecnologie quali ad esempio gli ologrammi o HoloLens. Quindi in questo caso con la realtà mista ho una situazione di realtà fisica reale che viene integrata con oggetti immaginari che si possono muovere tra di loro. L'applicazione, diciamo, più scontate per quanto riguarda questo tipo di tecnologie sono sostanzialmente tutte le soluzioni di gaming. Possono essere particolarmente utili anche per virtualizzare degli spazi fisici, quindi tutte quelle aziende retail che necessitano di uno spazio fisico importante per mostrare i loro prodotti possono utilizzare la realtà virtuale, la realtà aumentata per costruire degli store virtuali o augmented store. Un'altra cosa molto importante è quella delle manutenzioni in remoto. Questi strumenti possono essere utilizzati per manutenzione in remoto, per formazione, sono molto utilizzati nel settore medico, dove vengono utilizzati anche per interventi chirurgici di precisione. L'automotive, è un'altra industria che utilizza molto questo tipo di tecnologie e anche il turismo, perché potete capire la potenzialità di adottare soluzioni di realtà virtuale e realtà aumentata nel far vedere determinati paesaggi e determinati luoghi turistici. Questo è un esempio di un'azienda pugliese che insieme a Natuzzi, sfruttando le tecnologie di Microsoft, ha costruito questo concetto di augmented store di Natuzzi. Natuzzi quindi sta progressivamente sostituendo gli store fisici con degli store virtuali. I benefici dal punto di vista di Natuzzi sono quello, innanzitutto, di una riduzione dei costi dovuta alla riduzione degli spazi fisici dove vengono fatti gli store e al fatto che anche il cliente comunque ha un'esperienza immersiva nel scegliere una soluzione di arredamento che può essere contestualizzata nella sua vera e propria casa. Quindi c'è sicuramente un effetto di customer experience molto importante per il cliente. È un contenimento dei costi. Gli store di Natuzzi negli Stati Uniti e a Londra, che stanno iniziando con questa sperimentazione, stanno ottenendo notevoli vantaggi da questo punto di vista, nel senso che sono aumentate le vendite
più o meno del 40% e contestualmente sono calati i costi. Non so chi di voi si ricorda una pubblicità che ha iniziato a promuovere Team quest'estate, dove c'era questo famoso cardiologo Musumeci, che era a un matrimonio a Porto Venere e veniva chiamato e si collegava, diciamo, con la realtà aumentata per portare avanti un intervento chirurgico. Qua abbiamo la combinazione di due tecnologie, quindi c'è una tecnologia di realtà aumentata che comunque la pubblicità della Team in quel momento era per fare promozione al 5G, che è supportata anche ovviamente da una modalità di connessione sempre più veloce. Quindi qua voglio già introdurre un primo concetto, che queste tecnologie non dobbiamo vederle come tecnologie a sé stanti, ma sono tecnologie che si rinforzano a vicenda, che si completano a vicenda. Un'altra tecnologia, un'altra soluzione che sta avendo impatti molto importanti a livello di business è quella dei Big Data Analytics. Big Data Analytics è un processo di raccolta e analisi di grandi volumi di dati per estrarre informazioni nascoste. Quindi ho moli enormi di dati e attraverso questa soluzione di Big Data Analytics riesco a intravedere delle informazioni, dei percorsi che mi portano a prendere delle decisioni. Associate a sofisticate analisi di business, i Big Data Analytics hanno il potenziale di dare alle imprese informazioni su mercato, clienti, concorrenza, processi interni, velocizzando l'attività decisionale, svolgendo analisi predittive e identificando dei percorsi, degli aspetti, degli elementi che attraverso delle analisi tradizionali non possono essere svolti. Quali sono alcune applicazioni di Big Data Analytics? Segmentazione dei target e individuazione dei nuovi prospect, migliorare l'esperienza del cliente e eventuali metodi di raccomandazione, migliorare la trasparenza e l'efficienza dei processi produttivi interni, servono per prevenire delle frodi, vengono utilizzati in questo ambito soprattutto da banche e assicurazioni, e servono per ottimizzare dei flussi turistici. Quindi Big Data significa gestire grandi moli di dati e trarre valore da queste grandi moli di dati, una figura che nelle aziende di grandi dimensioni si sta sempre più distinguendo, ma che probabilmente arriverà anche sempre più in aziende di medie e piccole dimensioni, è quello del data scientist, cioè quella figura che all'interno dell'azienda ha, diciamo, la responsabilità di analizzare questi dati e di individuare dei pattern, dei percorsi tali da creare valore nel prendere le decisioni aziendali. La sesta tecnologia di cui volevo parlare è la cosiddetta Internet of Things. Internet of Things, che in italiano si traduce in Internet delle cose, è un neologismo riferito all'estensione di Internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti. Attraverso dei chip e dei sensori inseriti al loro interno, gli oggetti sono in grado di comunicare e interagire tra di loro con la realtà circostante. Quindi in questo modo io vado a creare degli oggetti intelligenti che comunicano dati e che possono dialogare tra di loro. Quali possono essere le applicazioni dell'Internet of Things? Sono applicazioni svariate. Potete pensare a dei semafori intelligenti che rilevano il traffico e che si comportano di conseguenza sulla base dell'intensità del traffico. Sono tutte le soluzioni di domotica che possiamo sperimentare all'interno delle nostre case. Potete pensare a dei parcheggi intelligenti che trasmettono delle informazioni alle auto dicendo se un determinato parcheggio è disponibile o meno, o un tracciamento di presenza negli spazi commerciali. Queste soluzioni, ad esempio, sono sempre più utilizzate nei negozi e nei centri commerciali. Posso monitorare degli oggetti in fase di lavorazione, posso avere un controllo remoto di macchinari e posso avere delle applicazioni in ambito agricolo. Ad esempio, posso prevedere un'irrogazione dei campi solo nel momento in cui è necessario, sulla base di reali necessità. Questo è un esempio, diciamo, interessante del cassonetto intelligente. Il comune di Torino ha iniziato qualche tempo fa a mettere dei sensori nei cassonetti, farli diventare intelligenti, diciamo, quindi un oggetto per sua natura abbastanza stupido e tutto sommato anche non particolarmente attraente come un cassonetto dell'immondizia, diventa un cassonetto intelligente, viene dotato di sensori che permettono di capire a che livello di quanto il cassonetto è pieno o meno. La conseguenza era che le persone che dovevano andare a svuotare i cassonetti non facevano più il giro
che avrebbero fatto tutte le mattine, ma si andavano a concentrare solo ed esclusivamente su quei cassonetti che erano effettivamente da svuotare ed erano pieni. Quindi questo concetto di sensori abbinato all'intelligenza artificiale che indicava alle persone che dovevano svuotare i cassonetti il percorso più veloce alla luce della nuova mappa da seguire, ha permesso al Comune di Torino, ad esempio, di risparmiare, di diminuire i costi della raccolta del 50%. Un'altra applicazione molto semplice dell'Internet of Things è il cosiddetto seggiolino intelligente, che serve per i bambini nel momento in cui ci si ferma in una determinata area di servizio o quant'altro, il seggiolino è in grado di trasmettere l'informazione se il bambino è o meno seduto sull'auto. Questo da un lato può permettere di evitare di perdere i bambini, dall'altra parte ci dà l'informazione di quando sono successi in passato alcuni casi dei ragazzini venivano dimenticati all'interno dell'auto. Quindi vedete che i campi di applicazione dell'Internet of Things sono molteplici. Un'altra tecnologia che riguarda esclusivamente la parte produttiva, la parte di manifattura, è il cosiddetto 3D printing, che diciamo sta evolvendo anche verso un concetto di 4D printing. Con la stampa 3D è possibile realizzare degli oggetti tridimensionali mediante produzione additiva, quindi una produzione a strati, partendo da un determinato modello digitale in 3D che viene prodotto con software dedicato e poi elaborato con diverse tecnologie, tra quali anche le cosiddette stampanti 3D. Quindi è un qualcosa che mi permette di produrre degli oggetti. Viene applicato nel settore nautico, dove ci sono dei prodotti a basso volume e ad alta personalizzazione, quindi le stampe 3D vengono utilizzate molte volte quando ci sono queste caratteristiche, vengono utilizzate nella industria di aerospace e difesa perché permettono di costruire dei materiali in legno leggero in sostituzione dell'alluminio. L'industria manifatturiera la utilizza per la progettazione e la prototipazione più rapida. Vengono utilizzati nell'automotive, all'inizio venivano anche in questo caso utilizzati prevalentemente per fare dei prototipi, ma oggi vengono anche utilizzati per produrre delle componenti personalizzate. Nell'industria meccanica l'utilizzo delle stampe 3D riduce il numero di parti, sprechi, riduzioni e tempi di assemblaggio. Quindi queste sono, diciamo, le sette tecnologie, quelle a maggiore impatto, quelle che possono creare le opportunità più grandi e quelle che possono uti essere utilizzate da quasi tutte le aziende. Esistono poi delle tecnologie più settoriali, più specifiche che riguardano determinati ambiti. Possiamo parlare di soluzioni tecnologiche per quanto riguarda lo storage di energia, possiamo parlare di advanced material, materiali che hanno determinate caratteristiche tecnologiche che li rendono più flessibili e più malleabili. C'è tutto il filone del disegno digitale, della simulazione digitale, del digital twin. C'è tutta la parte, ad esempio, dei droni che viene utilizzata oggi anche come diciamo, strumento per sorvegliare gli spostamenti delle persone in questa situazione di coronavirus. I droni è una tecnologia che è molto importante ogni qualvolta c'è da trasportare qualcosa o ogni qualvolta c'è comunque da monitorare e da controllare una determinata situazione. Quindi esistono molteplici tecnologie esponenziali, si può parlare anche di biotecnologie, di nanotecnologie. Le sette che vi ho presentato, diciamo, sono quelle che da un lato hanno le opportunità e gli impatti maggiori e dall'altra parte sono applicabili alla maggior parte delle industrie. Un aspetto molto importante, come dicevo prima, e vorrei tornare a sottolineare anche adesso, è che queste tecnologie noi non le dobbiamo vedere come tecnologie a sé stanti, ma sono tecnologie che hanno degli effetti molto importanti perché si completano a vicenda amplificandone effetti e opportunità. Voi pensate che attraverso i sensori io posso ottenere tantissimi dati che possono essere rielaborati da soluzioni di Big Data Analytics per generare delle predizioni sul futuro attraverso l'intelligenza artificiale o per, diciamo, automatizzare delle soluzioni all'interno delle aziende che possono essere svolte non più da persone, ma possono essere svolte da software robot. Quindi il grosso cambiamento che stiamo avvenendo e la grossa opportunità che stiamo avendo in questo momento, che le tecnologie, diciamo, non sono tecnologie singole slegate l'una dall'altra, ma si complementano a vicenda, enfatizzandone gli effetti. Altra cosa importante, gran parte di queste tecnologie si basano sui dati.
E di qui, diciamo, quell'affermazione che si sente dire da un po' di tempo che i dati sono il nuovo petrolio, perché io non posso pensare di introdurre soluzioni di smart process automation, di intelligenza artificiale, di big data analytics, se in questo momento non sto gestendo e analizzando e rilevando la molteplicità di dati che riguardano la mia azienda, la mia industria di riferimento. Quindi un forte suggerimento che do a tutte le persone che sono collegate. Il punto di partenza è raccogliere i dati, analizzarli e costruire una mole di dati importante che mi permette poi di implementare soluzioni di tecnologie esponenziali. Senza i dati è molto difficile, portare avanti un processo di business transformation. Mi fermo un attimo, qualche domanda da questo punto di vista? Qualcuno che ha qualche curiosità, qualcosa che non è chiaro? Sento Cioè, un intanto urlo. che qualcuno rompe il ghiaccio, c'è il solito problema di chi inizia, poi magari in modo dirompente mi auguro che le domande arrivino. Io avrei una domanda per te, Cristiano, ma anche per chi ci ascolta. Per te sarebbe questa: secondo te esiste un percorso, un pattern, diciamo, non dico predefinito, ma preferenziale? Per iniziare a introdurre queste tecnologie che alcune sono già anche permeate in questi giorni, appunto si parla molto di come la stampa 3D ha aiutato questa situazione di contingenza, ingegnerizzando e producendo pezzi che hanno anche potuto salvare delle vite, ma anche altre tecnologie sono, se vuoi, in qualche modo più astratto, meno visibile. Una stampa 3D comunque produce un oggetto che uno può prendere in mano, può vedere, quindi è oggetto dei cinque sensi. I big data, piuttosto che le blockchain, sono molto meno soggette ai cinque sensi. Quindi secondo te c'è una modalità o comunque come potrebbe un manager, un imprenditore dire, visto che comunque queste tecnologie sono disponibili prima, quindi abbiamo la tecnologia che è disponibile prima dell'applicazione, e chiedersi qual è la tecnologia o comunque rispondere alla domanda su quale tecnologia può dare dei benefici al business o all'azienda o ai dipendenti, ai stakeholders in qualche modo. E poi ne ho una per i nostri ospiti, visto che l'obiettivo comunque della Linhouse è anche condividere le esperienze, magari qualcuno invece ha già dato risposta a questa domanda che ho fatto a Cristiano e ha introdotto qualche tecnologia in azienda. In questo caso inviterei a condividere brevemente l'esperienza. Allora, parto con provare a risponderti io. Allora, come dicevo prima, sicuramente la tecnologia che nella maggior parte dei casi ha un impatto più importante è l'intelligenza artificiale. Quindi il mio suggerimento è partire magari dall'intelligenza artificiale e individuare all'interno dell'azienda una iniziativa semplice, un'iniziativa, quelle che in inglese si chiamano Lighthouse Project, quindi un progetto molto semplice dove posso, diciamo, far vedere i benefici in tempi abbastanza limitati, con rischi abbastanza contenuti, perché stiamo parlando comunque di processi di trasformazione e in tante aziende c'è paura nell'affrontare questa trasformazione. Quindi partirei da una tecnologia come ad esempio l'intelligenza artificiale e studierei un'iniziativa, diciamo, ristretta, contenuta, che può servire da prototipo per far vedere quelli che possono essere i benefici. Altro suggerimento che posso dare è non valutare questi impatti delle tecnologie, diciamo, in maniera singola, tecnologia per tecnologia, ma avere una visione di giorno e di processo. Quindi andare a collocare queste tecnologie all'interno dei processi aziendali, all'interno dei principali giorni aziendali e vedere come queste tecnologie nel loro complesso possono creare dei benefici in termini di nuove vendite, in termini di soddisfazione clienti, in termini di efficienza e efficacia di processo e in termini di riduzione di full time equivalent. Quindi avere comunque un approccio combinato che parte da un concetto di customer journey o parte da un concetto di processo. Quindi non vedere queste tecnologie singole gestite una alla volta, ma partire da una vera e propria situazione di business e capire quali sono gli impatti positivi che possono portare queste tecnologie nel business in una visione comunque integrata e non separata.
Cristiano, è arrivata una domanda che ti leggo quasi in diretta da un nostro utente che si chiama Utente, quindi no, non so dire di più. Sempre un utente un po'. Come è un utente? Sì, è proprio un utente. Quindi la domanda è questa: qual è l'approccio al cambiamento necessario per introdurre con successo queste nuove tecnologie disruptive in azienda? L'approccio al cambiamento è che innanzitutto ci deve essere una forte sponsorship da parte della direzione aziendale. Quindi la direzione aziendale deve sponsorizzare questi tipi di cambiamenti e deve metterci la faccia. Poi ci deve essere un concetto di cultura verso il fallimento positivo, cioè sperimentare può portare anche a fare degli errori. Quindi abbracciare questi cambiamenti, abbracciare questi modelli significa comunque mettere in conto anche che ci po possono essere dei fallimenti che devono essere accettati. Una terza componente che io vedo in tante aziende dove inizio un percorso di trasformazione, che è la prima cosa che mi viene detta quando io inizio con degli awakening workshop, che sono dei workshop di consapevolezza per far capire quali sono le potenzialità di queste tecnologie nelle varie industrie. La cosa che mi viene detto nel 99% dei casi è: ma noi siamo oberati dalla gestione rutinaria, non abbiamo il tempo di gestire il cambiamento. Questo io lo vedo come un grosso limite delle aziende italiane rispetto a contesti internazionali di riferimento che ho sperimentato direttamente o attraverso persone con cui collaboro. Diciamo c'è una regola. La chiamano la regola di Google che dice: un'azienda deve dedicare il 70% del tempo alla gestione dell'operatività, il 20% alla gestione delle iniziative strategiche, il 10% a inventare dei nuovi modelli di business. Ecco, in Italia siamo in una situazione dove probabilmente dal 95 al 99% del tempo viene dedicato alla gestione operativa. Quindi se io voglio trasformarmi, se io voglio cambiare, devo far sì che ci siano delle risorse fisiche, umane e anche risorse finanziarie per gestire questa parte di cambiamento. Non si riesce a fare una trasformazione di impresa se non c'è un minimo di investimento iniziale, che poi dovrà essere recuperato con i benefici che si otterranno, ma non si riesce a gestire una trasformazione d'azienda senza investimenti. Ultimo fattore, se si vuole portare avanti un processo di cambiamento, bisogna identificare all'interno dell'azienda un team di cambiamento che è quello sostanzialmente che si porta avanti questo cambiamento. Poi un altro fattore che vedremo nella parte finale è quello di gestire queste iniziative di cambiamento al di fuori del business tradizionale, quindi creare dei contesti al di fuori dell'azienda che permettono a queste iniziative di andare avanti e di non soffrire il cosiddetto corporate immune system, quindi quegli anticorpi aziendali che proibiscono e vietano il cambiamento. Qualche altra domanda? Posso andare avanti, Andrea? Adesso sto leggendo qualcosa, sta arrivando, perdona ancora un secondo. Qui c'è una domanda che chiede, penso sia rivolta a te. Se la blockchain sta già cambiando il sistema certificativo in qualche modo, quindi nei limiti di tempo che abbiamo, ci puoi dare qualche dettaglio e se sai, questa è la seconda domanda che è arrivata insieme, quali saranno gli skill necessari ai valutatori, quindi ai certificatori, agli auditor, tu sei stato un auditor del futuro in conseguenza dell'introduzione di questa tecnologia? Allora, la blockchain viene sempre più utilizzata. In questo momento, diciamo, facevo prima l'esempio di Walmart, facevo l'esempio di Carrefour per quanto riguarda la tracciabilità dei cibi. Alcune banche, come ad esempio UPS e Barclays, stanno utilizzando la blockchain per gestire delle operazioni di back office che prima venivano gestite da dipendenti e oggi vengono gestite attraverso questa tecnologia. Quindi si sta sviluppando sempre di più, ma in questo momento è ancora appannaggio di grandi aziende. Sostanzialmente il trend sarà sempre quello che
aziende sempre più di medie dimensioni inizieranno a utilizzarla. Diciamo che all'interno delle sette tecnologie che ho mostrato prima, probabilmente è quella che ha un campo di applicazione molto più ridotto e è anche più ridotto il numero degli esperti in questa tecnologia. Per quanto riguarda gli skill necessari, c'è un aspetto che voglio sottolineare che riguarda la blockchain, ma riguarda tutte le tecnologie in generale. Queste tecnologie, nella maggior parte dei casi, ci aiutano a svolgere delle attività automatiche a basso valore aggiunto. Quindi andiamo da un aspetto di human run che si sostituisce a un aspetto di human think che si sostituisce a un aspetto di human run. Cioè le competenze che sarà necessario avere in futuro saranno competenze di progettazione, di project solving, di disegno e non più, diciamo, competenze di esecuzione, perché nella maggior parte dei casi tutta la parte di execution sarà demandata a queste tecnologie. Qualche altra domanda? Poi non so dirvi quando arriveremo alla sostituzione dei notai, perché poi iniziano a entrare dei meccanismi di lobby, di protezione, quindi. Però un aspetto importante è che i benefici di queste tecnologie sono talmente dirompenti, sono talmente visibili che non c'è lobby che nel medio e lungo termine potrà resistere sostanzialmente. Ok, vado avanti. Poi se ci sono domande magari le recuperiamo alla Sì, fine. scusa, le leggo io visto che Andrea non. Allora, dalla chat vedo una domanda. Una volta individuate delle aree potenziali dove ci possono essere molti dati da sfruttare, con quali strumenti, oltre alla formazione, è possibile agire per mettere in pratica i progetti? Ci sono dei software da utilizzare, combinato la consulenza? Allora, la formazione è sicuramente un elemento fondamentale per aiutare le persone a ragionare in maniera diversa. Tutte le soluzioni di intelligenza artificiale, di smart process automation, realtà virtuale e quant'altro sono comunque supportate da software e da app. Però la parte tecnologica è, poi forse lo dico perché io non ho un background tecnologico. La parte tecnologica è la parte più semplice. Tanti processi di business transformation falliscono perché vengono visti esclusivamente come progetti di natura tecnologica. È molto importante, molto più importante fare formazione per aiutare le persone a pensare in una mentalità diversa, pensare in un modo diverso e capire effettivamente quali sono le esigenze di business che devono essere colmate, quali sono quelle aree di business che possono approfittare di queste tecnologie. Poi esistono miriadi di soluzioni tecnologiche sul mercato e la scelta della soluzione tecnologica è quella forse più semplice una volta che all'interno dell'azienda ho delle persone che ragionano con una determinata mentalità. Ed ho chiari gli interventi su cui le aree su cui voglio agire. Io mi ricordo nel 2000, è una cosa che ripeto spesso, ero andato a Francoforte a un convegno di Michael Porter. Nel 2000 era il periodo di internet, dove qualsiasi azienda che si quotava in borsa, che avesse net nel nome, esplodeva. E mi ricordo Porter diceva: le aziende devono fare bene due cose. Da un lato devono essere efficaci ed efficienti nei processi di natura operativa, in quella che lui chiamava igiene, e dall'altra parte devono avere un qualcosa di distintivo, un qualcosa di unico che le caratterizza. Le aziende che hanno successo sono quelle che riescono a combinare questi due fattori. Allora internet veniva visto come un facilitatore per ottenere queste due cose. Porter diceva internet. Non è che qualcuno lo può avere, qualcuno non ce l'avrà, ce l'avranno tutti. Quelli che ne beneficeranno di più saranno quelle aziende che riescono a contestualizzare internet nell'ambito del loro posizionamento strategico, del loro vantaggio competitivo. E oggi è la stessa cosa, secondo me. È molto più importante capire dove andare a applicare queste tecnologie che non la scelta della soluzione tecnologica. Però sicuramente il software è una componente importante. Unita a una parte di formazione e a una parte importante di analisi e di consulenza.
Ecco, poi hanno scritto in merito al cantiere digitale. Ecco, non riesco a capire bene quale sia la domanda, però credo che vogliano magari dei chiarimenti sulle potenzialità delle nuove tecnologie, quindi settore edile, il cantiere digitale, sia blockchain che altre, sensorizzazione, eccetera. Beh, sicuramente l'Internet of Things è un qualcosa che diventa molto importante anche per monitorare lo stato di avanzamento di un cantiere, anche diciamo soluzioni di blockchain per certificare e organizzare tutti i documenti che girano intorno alla costruzione di un cantiere, soluzioni di intelligenza artificiale nel momento in cui si devono prendere delle decisioni. Oppure anche applicare delle soluzioni di disegno digitale, di simulazione digitale per portare avanti determinate cose. Come dicevo prima, le sette tecnologie che vi ho mostrato sono tecnologie che sono importanti e sono le più importanti perché hanno una loro applicazione, diciamo, in quasi tutte le industrie. Ogni qualvolta c'è da prendere delle decisioni che possono essere supportate da dei dati o che possono essere rese più facili, o ci sono delle attività ripetitive che possono essere svolte in maniera automatica, oppure ci sono delle transazioni da certificare, da organizzare, anche soluzioni di realtà virtuale e realtà aumentata sicuramente possono essere applicabili nella gestione del cantiere digitale. Sì, aggiungo che mi sentite? Sì. Che nel caso del cantiere digitale potrebbe trasformare anche il rapporto dell'utenza, degli stakeholder, dei beneficiari nei confronti del cantiere stesso attraverso diciamo, queste tecnologie, rendendo il processo, soprattutto penso agli appalti pubblici, molto più trasparente, immediato e quindi magari che possa dare un imprinting di efficienza maggiore di quello che attualmente è la caratteristica del settore. Quindi possa creare un'esternalità positiva in questo senso. Sì, anche avere maggiore trasparenza sullo stato di avanzamento, su possibili rischi, su evoluzioni future, Sulle su forniture, previsioni. sulla scelta delle forniture, eccetera. Ecco, io ripesco, Mari, la domanda che ho fatto: sicuri che non c'è nessuno tra i partecipanti che ha già provato, magari sta solo pensando di provare ad applicare una tecnologia nella propria azienda e vuole condividere la sua esperienza, il suo dubbio, ovviamente senza rivelare i segreti industriali o scelte strategiche che è bene tenere segrete? Provo a rompere il ghiaccio io, Andrea, mi sentite? E Sì. vai pure. Sì. Sono Emanuele Cecchello, lavoro in Beretta. Delle tecnologie presentate, sì, buona parte le utilizziamo, qualcuna più largamente, qualcuna in via più sperimentale. L'intelligenza artificiale, abbiamo parecchi cantieri, in atto su diversi progetti, da manutenzione predittiva, a altri progetti di intelligenza artificiale, sul quale preferisco mantenere un po' più di riservo. Anche sulla blockchain, anche se in questo caso parliamo un po' più di embrioni, di esperimenti, tentativi, per quanto riguarda la tracciabilità dei nostri prodotti, che capirete sono abbastanza delicati. Quindi sì, ci stiamo muovendo e stiamo facendo anche, abbiamo fatto un carotaggio per quello che è il mindset della nostra forza lavoro. Quindi tutti gli impiegati abbiamo fatto un carotaggio per vedere un po' il livello di mindset per quanto riguarda la rivoluzione digitale. In funzione dei risultati abbiamo poi iniziato un percorso formativo su tutti gli impiegati per cercare un po' di migliorare le aree più critiche, dove anche per motivi di età qualche lavoratore è meno pronto, diciamo. Quindi ci stiamo muovendo un po' su questi assi, sull'asse tecnico e sull'asse formativo del nostro personale. Avete già dei riscontri, degli impatti che puoi rivelare
positivi Sì, o magari a anche livello negativi? di, parlando di questo secondo aspetto, sì, abbiamo fatto il primo canottaggio, credo fossero ormai 3-4 anni fa, 2 anni di formazione, l'abbiamo rifatto e chiaramente un po' sarà anche complice il pensionamento dei lavoratori più maturi, però c'è stato un sensibile miglioramento, soprattutto nelle aree in cui c'eravamo prefissi di migliorare le competenze. Quindi sì, a livello di mindset c'è stato un miglioramento, a livello tecnico pure. La manutenzione predittiva sta dando i primi frutti, sta dando i primi feedback, così come gli altri progetti stanno procedendo in modo abbastanza soddisfacente. E confidiamo nel prossimo futuro di vedere qualche progetto realizzato. E questo è un esempio molto importante perché ci fa vedere un'azienda comunque tradizionale, non una startup tecnologica, sta con un'offerta che comunque non è necessariamente un'offerta digitale, sta implementando queste tecnologie. Un po' il trend che stavo dicendo prima, aziende comunque di grandi dimensioni si stanno affacciando sempre più verso queste tecnologie. La parte di formazione è una formazione importante. Nella maggior parte dei casi questa formazione viene comunque almeno in un formato base, viene estesa a tutti i dipendenti. Poi ci sono delle formazioni specifiche che sono relative alle persone che saranno coinvolte in questi progetti. Una cosa molto importante che volevo dire è che ogni qualvolta si inizia comunque un processo di trasformazione digitale o di business transformation, è di fondamentale importanza individuare gli obiettivi che ci poniamo e individuare dove vogliamo creare valore attraverso questi obiettivi. Vogliamo avere una trasformazione digitale che ci vuole portare a un nuovo modello di business, che è orientata più a aumentare le vendite, che è orientata a aumentare l'efficienza. Quindi è molto importante, anche nel momento in cui si iniziano percorsi di questo tipo, avere chiaro gli obiettivi che ci si propone, avere dei target di riferimento a cui si vuole arrivare. Quella che vi sto dicendo è una cosa che può sembrare banale, ma in realtà tante aziende partono già con delle iniziative operative senza avere chiaro dove vogliono arrivare, qual è il valore che vogliono creare. Ecco, questa è un'altra causa per cui tante iniziative di business transformation o di digital transformation falliscono, perché non è chiaro a priori l'obiettivo che io mi pongo. Ecco. Obiettivo che, come dicevo prima, deve essere sempre guidato da quelle due direttive che dicevo: da un lato efficacia e efficienza di processo, dall'altra parte andare a sostenere quello che è la mia unicità, quello che è la mia proposizione di valore unica, ecco, quella che è la mia value proposition. Ecco, c'è un commento di Giuseppe Mastrocicco che dice, lo potete vedere nella chat, nello smart living la blockchain può consentire di certificare le transazioni di vendita in autonomia e non servirà più un notaio, snellendo burocrazie e costi. Agganciare a questi smart contract con esecuzioni automatiche anche la certificazione dell'edificio potrebbe quindi avere un senso. Assolutamente. Io mi sento di condividere questa osservazione. E ringrazio l'utente per questa cosa. Okay. Assolutamente. Sì, Sì, quando c'è mi diceva qualche un che. altro che. Okay. Prego. No, prima la domanda Prego, prego. diceva quali skill sono necessari per la blockchain. Di fatto la blockchain va a eliminare dei profili e degli skill, soprattutto quelli più legati ad attività routinarie di certificazione che vengono sostituite da una tecnologia. Bene, ho visto che sto dando anche un occhio all'orologio. Se magari qualcuno vuole intervenire, magari lo faccia subito, se no proporrei comunque di proseguire anche approfondendo più nel dettaglio che cos'è questa organizzazione esponenziale, resiliente, che si è autoadatta ai cambiamenti. Ok, allora, diciamo il concetto è molto semplice. Se io voglio andare a implementare queste tecnologie all'interno dell'azienda e voglio andarle a implementare in una struttura organizzativa, in un modello operativo, in un modello di business che non cambia, queste tecnologie non porteranno mai quelle opportunità, quei benefici che invece possono portare. Quindi se un'azienda vuole approfittare di queste tecnologie, vuole coglierne le opportunità e i benefici, deve anche inventare e definire delle nuove tecniche organizzative. E queste tecniche organizzative, diciamo, prendono il nome di organizzazione esponenziale sulla base di un
libro che, come dicevo prima, è stato pubblicato tra il 2014 e il 2015 da Salim Ismail, che è uno dei creatori di Singularity University, che andava a definire quella che sarebbe stata l'organizzazione del futuro. In realtà il tema organizzazione esponenziale è un tema che sta iniziando a diventare famoso, ma ad esempio oggi Boston Consulting parla di Bionic Enterprise, IBM parla di Cognitive Enterprise, e il concetto di Bionic Enterprise di Boston Consulting o di Cognitive Enterprise di IBM riprende gli stessi concetti delle organizzazioni esponenziali. Quindi il tema è: se io ho queste tecnologie che hanno dei benefici, dei vantaggi molto importanti, e voglio trarre dei vantaggi all'interno dell'azienda, devo cambiare il mio modello organizzativo. Non posso instaurare queste tecnologie in un modello organizzativo tradizionale. Poi le possiamo chiamare organizzazione esponenziale come vogliamo, ma il tema è quali sono le caratteristiche che vanno a delineare le organizzazioni del futuro. Allora, il concetto di organizzazione esponenziale è sintetizzato da 11 attributi. Quello che sta a monte di tutto è il concetto di Massive Transformative Purpose. Cosa vuol dire Massive Transformative Purpose? Un'azienda oggi deve avere una vision, una mission, un purpose che va oltre il fatto di produrre un beneficio economico e finanziario per i shareholder. Le aziende del futuro sono aziende che non possono prescindere dal creare per la comunità anche un vantaggio di natura ambientale e di natura sociale. Gli anglosassoni chiamano questo elemento triple bottom line, concetto chiave che l'azienda del futuro deve avere un purpose per migliorare il mondo. Questo purpose deve essere la massima aspirazione a cui l'organizzazione tende, lo scopo ultimo che catturi il cuore e la mente, così come l'immaginazione e i desideri di chi dell'organizzazione fa parte, sia internamente che esternamente. Quindi l'MTP è un qualcosa che guida l'azienda al suo interno, ma che è anche un manifesto verso il mondo esterno, ed è il modo in cui l'azienda vuole contribuire a generare valore per la comunità, oltre alla creazione di un valore economico finanziario. L'MTP deve essere enorme, aspirazionale, deve essere chiaramente focalizzato, deve essere unico per tutta l'azienda, deve essere volto a provocare una trasformazione radicale e deve essere lungimirante. Faccio un esempio: Coca-Cola ha definito il suo MTP, e io quando faccio degli esercizi, dei workshop nelle aziende e faccio ragionare i dirigenti, gli executive, nell'individuare l'MTP dell'azienda, diciamo, vengono fuori delle cose interessanti in un'esercitazione che dura un paio d'ore. Coca-Cola, per determinare il suo MTP, ci ha messo 3 mesi per arrivare a una frase che era refreshing the world, che però aveva un connotato che andava oltre il concetto della Coca-Cola come bibita fresca. Quindi determinare un MTP è una cosa molto complicata, non è così semplice, perché deve essere un qualcosa che deve essere sentito profondamente dall'azienda. Non è solo una mission, non è un qualcosa di strettamente tecnologico, deve essere enorme, aspirazionale, ma deve essere anche possibile, non deve essere solo motivato dai profitti, e non è solo un grande obiettivo audace e arduo, ma è proprio un modo in cui io voglio trasformare l'azienda. Io parlavo con Yuri Van Gest, che con Salim Ismail è l'autore del libro Exponential Organization, e lui mi stava dicendo che stava lavorando col primo ministro del Perù, perché il Perù voleva individuare un MTP come nazione. Allora gli ho fatto la domanda: ma se oggi ti chiamasse il governo italiano e ti chiedesse una consulenza per determinare quello che può essere l'MTP del paese Italia, dice: ma secondo me un MTP del paese Italia efficace potrebbe essere portare il gusto del bello nel mondo. Quindi noi italiani siamo diciamo contraddistinti per il nostro gusto, per il piacere del bello. L'MTP del paese Italia potrebbe essere quello di esportare questo concetto di gusto, questo concetto di bello. Ecco, per darvi un esempio di come potrebbe essere un MTP. Quindi magari uno spunto che do ai partecipanti: pensate alla vostra azienda e pensate quale potrebbe essere un MTP della vostra azienda, quel purpose per rendere migliore il mondo e per, diciamo, avere un proposito che vada oltre una finalità puramente economica. Quindi l'MTP è un qualcosa, diciamo, che sta sopra questi 10 attributi di organizzazione esponenziale. Altra caratteristica: staff on demand. Cosa è staff on demand? Cosa significa? Le aziende del futuro
avranno sempre più collaboratori esterni, avranno delle strutture interne sempre meno pesanti, sempre meno rigide, ma si doteranno di collaborazioni esterne legate alle esigenze particolari. Questo per un motivo di flessibilità e questo per un motivo anche di competenze specifiche. Oggi il mondo sta avanzando a un ritmo talmente veloce che non posso pretendere di avere all'interno dell'azienda tutte le competenze tecnologiche e altro che sono necessarie, e quindi devo attingere sempre più a risorse esterne. Vi dico anche un'altra cosa: i millennials, che nel 2025 rappresenteranno più o meno il 65-70% della forza lavoro delle aziende, 2/3 dei millennials dice che in futuro vorrà rimanere indipendente, non si vede come dipendente all'interno dell'azienda, ma si vede come un consulente esterno, con un collaboratore esterno. Quindi questa spinta verso lo staff on demand sarà anche non solo un'esigenza interna dell'azienda, ma un qualcosa su cui noi saremo obbligati da fuori. Il secondo elemento è un concetto di community and crowd. Noi dobbiamo pensare all'azienda come un qualcosa che va oltre le mura aziendali, come un ecosistema molto più ampio che si dota di elementi, diciamo, e di supporto di soggetti esterni dall'azienda. Il cliente, diciamo, la divisione tra azienda e cliente sarà un qualcosa che diventerà sempre più labile, perché il cliente interagirà con l'azienda, sarà co-creativo, sarà responsabile di alcuni processi aziendali come lo sviluppo prodotti. Quindi dobbiamo pensare all'azienda come un ecosistema molto, molto più ampio. Vi volevo fare un esempio da questo punto di vista. Un anno fa, quando noi abbiamo deciso di creare ExoMind, ci siamo posti il problema di definire il nome e definire il brand dell'azienda. Avevamo due soluzioni. La prima soluzione era quella di andare da un'agenzia di comunicazione che ci fornisse delle soluzioni, e la seconda soluzione era quella di aprire un contest online su dei siti specifici per chiedere a una serie molteplici di persone di darci dei suggerimenti. Se noi fossimo andati da un'azienda di comunicazione, probabilmente avremmo speso 10-15 mila euro per avere 3-4 soluzioni. Aprendo questo contesto online su piattaforme, su siti specifici, abbiamo avuto 100 possibili soluzioni a un costo di 500 euro per il nome e 500 euro per il brand. Quindi oggi dobbiamo pensare a un'azienda molto più ampia, che dispone di risorse molto più ampie in una logica di comunità e crowd. Altra cosa, a livello di community, dovremmo cercare di coinvolgere sempre più i clienti nella vita aziendale e farli diventare nostri ambassador verso l'esterno. Terzo aspetto, molto veloce, quello degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, ne abbiamo già parlato. L'azienda del futuro dovrà avere dei processi automatici intelligenti che si dotano dei workflow, che si dotano di tutte le tecnologie che abbiamo avuto al punto precedente. Quarto elemento, si deve passare da un concetto di asset di proprietà a un concetto di asset di possesso o asset virtuale. Le aziende del futuro, per essere flessibili, per essere reattive, per essere leggere, non dovranno avere asset di proprietà, ma dovranno lavorare con asset in una logica di possesso o in una logica di asset virtuali. Quindi il concetto di proprietà è un concetto, diciamo, che nel futuro del business diventerà sempre meno frequente. Avendo un'azienda che, quinto elemento, un elemento di engagement, avendo un'azienda che è composta sempre più da collaboratori esterni, che interagisce con soggetti diversi, diventa molto importante creare un collante tra questi soggetti, creare una sorta di engagement, quindi usare tecniche quali la gamification, l'incentive competition, per promuovere all'interno dei vari collaboratori dell'azienda un senso di appartenenza e una competizione positiva. Quindi questi cinque elementi che vi ho fatto vedere, che sono quelli che vengono sostanzialmente contraddistinti con il nominativo scale, sono quegli elementi legati all'esterno, legati alla creatività, legati alla crescita. Sono quei cinque elementi che devono avere le organizzazioni esponenziali dal punto di vista esterno. Se vado al punto di vista interno, queste componenti vengono riassunte dall'acronimo IDEAS. Il primo elemento dell'acronimo IDEAS è le interfacce, le organizzazioni del futuro, che saranno basate su algoritmi e su workflow automatizzati, avranno un'interfaccia verso i clienti e verso i dipendenti costituiti da piattaforme digitali, che avranno una grossa componente di personalizzazione e che permetteranno sia ai clienti che ai dipendenti di interagire. Pensate ad esempio a un'azienda come Uber, che non dispone di asset,
perché gli automezzi non sono di proprietà di Uber, ha comunque una piattaforma digitale che permette sia ai clienti che ai vari autisti di interagire e di lavorare sui vari processi. Un'altra azienda come Airbnb, che non lavora nell'affittare case, ma non ha case di proprietà, anche in questo caso ha una piattaforma digitale che permette ai vari interlocutori di collaborare tra di loro. Quindi anche il concetto della piattaforma digitale è un qualcosa che diventerà necessario per ogni tipo di azienda, voglio dire, non solo aziende informatico-digitali, ma qualsiasi tipo di azienda. Settimo elemento, dashboard e OKR, le organizzazioni del futuro avranno un controllo di gestione digitale in tempo reale, flessibile, veloce, che va a misurare dei determinati indicatori di natura operativa e va a fare delle simulazioni per trasferire gli indicatori di natura operativa in simulazione di natura economico-finanziaria. I dashboard saranno accompagnati degli OKR. OKR sta per Objective Key Result. Ognuno all'interno dell'azienda dovrà avere delle metriche di valutazione che dovranno essere allineate agli obiettivi dell'azienda. Altri due elementi molto importanti, probabilmente sono i due elementi più importanti all'interno del concetto di organizzazione esponenziale, sono quelli della sperimentazione e quello dell'autonomia. L'esperimentazione, l'azienda del futuro dovrà essere portata per sua natura a sperimentare in termini veloci, abbracciando le tecniche di Lean Startup, quindi un processo di innovazione molto veloce che interagisce molto con il cliente ed è un'innovazione, una sperimentazione basata sui dati. E cosa che dicevo prima, prerequisito della sperimentazione è l'apertura al fallimento. Devo mettere in cantiere, devo mettere in considerazione che alcune delle iniziative che potrò portare avanti saranno destinate a non aver successo, anche se il rischio di successo oggi è molto limitato perché, diciamo, il rischio tecnologico è molto più basso rispetto al passato, il rischio cliente è molto più basso rispetto al passato perché attraverso queste tecniche di sperimentazione io ho un'interazione continua col cliente, quindi riesco a testare l'opinione del cliente in tempi brevissimi. Diciamo, il vero rischio di insuccesso oggi è un rischio di execution. Elemento che è importantissimo, ma forse anche il più complicato, è un concetto di autonomy. Noi dobbiamo dimenticare il concetto di organizzazione basata sulla gerarchia. L'organizzazione del futuro sarà un'organizzazione dove avrò dei team multidisciplinari che lavoreranno in maniera decentralizzata e avranno la possibilità di auto-organizzarsi e di prendere delle decisioni in tempi veloci. Quindi l'empowerment, la capacità decisionale di ogni persona all'interno dell'azienda diventerà un must, diventerà un valore dal quale non si può prescindere. Molto importante, ma anche molto complicata, perché una persona che non ha mai deciso niente in azienda, non posso dargli in tempi brevi, in tempi immediati, la possibilità di decidere. Va formata, va educata, però l'autonomia è un qualcosa che non può prescindere da un concetto di business agility. Ultimo elemento, un elemento che stiamo sperimentando noi tutti i giorni, sono le social technologies, quindi tutte quelle tecnologie che permettono alle persone di collaborare tra di loro in remoto e permettono di far sì che l'informazione oggi giri in maniera trasparente e in maniera veloce. Quindi tutte le chat, i mondi virtuali, file sharing, flussi di attività, social object, tutte le tecnologie che aiutano le persone a collaborare tra di loro e che fanno sì che l'informazione possa girare, diciamo, in maniera rapida e trasparente. Quindi questi sono i 10 elementi delle organizzazioni esponenziali. Se io devo creare una nuova azienda, una nuova startup, oggigiorno, diciamo, dovrei crearla con tutti questi 10 attributi. Per definire invece un'organizzazione esponenziale, un'organizzazione tradizionale, un'organizzazione che esiste già, è sufficiente averne 4 di questi attributi. Non posso pretendere che un'organizzazione tradizionale che esiste da anni, che ha dei metodi di lavoro consolidati e implementi tutti questi 10 sistemi, diciamo 4 è un numero che storicamente si è visto comunque essere sufficiente per far sì che un'organizzazione possa definirsi esponenziale e quindi un'organizzazione esponenziale per definizione ha comunque dei tassi di crescita, dei tassi di redditività molto più elevati rispetto a organizzazioni tradizionali. Questi elementi possono poi, diciamo, messi insieme tra di loro e
implementati nella loro complessità, nella loro diversità, possono portare a generare un concetto di modello di business che non è più tradizionale, ma è un modello di business esponenziale. In questa slide Ecco. volevo sfatare un altro, diciamo, tabù o un'altra domanda che mi viene fatta tante volte, ma le aziende esponenziali sono solo aziende americane, sono solo aziende come Netflix, come Uber, come Google? Esistono delle organizzazioni esponenziali italiane che non hanno un'offerta digitale? La risposta è sì. Dal punto di vista delle organizzazioni tradizionali, un'organizzazione come General Electric si sta muovendo verso un concetto di organizzazione esponenziale e non ha un'offerta digitale. Negli Stati Uniti, un esempio molto importante di organizzazione esponenziale è una società che si chiama Cemex, che produce cemento armato, che è un bene, diciamo, antidigitale per eccezione, però si è dotata di una serie di attributi che l'hanno portata a diventare un'azienda esponenziale. In Italia abbiamo alcuni casi, quello di Prima Assicurazioni, che ha costruito un modello di business esclusivamente digitale, esclusivamente esponenziale. Un'azienda come Team System, ad esempio, ha abbandonato tutta la parte di consulenza a seguito dell'acquisizione da parte di un fondo di private equity e praticamente hanno tenuto solo la parte di sviluppo di soluzioni software perché lo ritenevano l'unico business ad avere un'ampia possibilità di essere scalabile. Hanno dismesso la parte di consulenza pagando anche dei soldi per dismettere questa società. Aon è un broker assicurativo che in Italia si sta reinventando in una logica digitale, in una logica di organizzazione esponenziale, inventando dei servizi ad alta intensità digitale diversi dal core business. Io ho lavorato con Aon su un progetto che permetteva di creare una piattaforma digitale che metteva in contatto dei medici con dei pazienti con determinate caratteristiche. Un caso che mi piace sempre ricordare è quello di Evolus, che è un'azienda, diciamo, di piccole dimensioni di Molfetta in Puglia, che si è reinventata e da essere una ferramenta, da essere un'azienda che offriva dei semilavorati per il mercato del mobile, è diventata un'azienda che oggi offre soluzioni di realtà virtuale, realtà aumentata ed è la protagonista del progetto che vi dicevo prima con Natuzzi. Quindi anche un'azienda di piccole dimensioni è riuscita a reinventarsi, è riuscita a definire un modello con un'offerta scalabile, un'offerta digitale. Quindi il concetto di organizzazione esponenziale non riguarda solo startup, non riguarda solo aziende statunitensi. Riguarda anche aziende, diciamo, in industrie molto più tradizionali che hanno sentito l'esigenza di trasformarsi e riguarda sempre più anche aziende italiane. Volevo sapere se c'era qualche domanda sul tema delle organizzazioni esponenziali. Sul tema delle Cosa c'è? organizzazioni esponenziali, magari proprio su quello, però hanno chiesto quali erano i siti sui quali si può, quali sono i siti sui quali si possono creare contest online. Ce ne sono parecchi perché gli ambiti sono veramente molteplici. Ecco, l'ambito che vi menzionavo prima io era quello relativo a un concetto di brand, di comunicazione. In questo momento non mi ricordo qual era il sito e la piattaforma su cui che avevamo scelto, però ne esistono veramente molteplici per tutte le tipologie, per tutte le caratteristiche. Quindi basta googolare ed è abbastanza semplice trovare, basta diciamo, individuare il contesto di riferimento su cui si vuole agire e ne vengono fuori tantissimi, ecco, che riguardano il marketing, la comunicazione, possono riguardare, ad esempio, un altro esempio che non ho fatto riguarda questa società di Salim Ismail che si chiama OpenExo. OpenExo è, ad esempio, una comunità virtuale di consulenti, è una comunità fatta da più di 2000 consulenti a livello mondiale, con ognuno con determinate caratteristiche, chi è specializzato su una tecnologia, chi è specializzato su un determinato modello di business e quant'altro, che è un insieme di professionisti che fanno parte di questa comunità, ma senza essere, diciamo, una società di consulenza. È sempre più società di consulenza nel momento in cui hanno bisogno di skill qualificati, non assumono delle persone, ma vanno
su questa community e vanno a selezionare dei profili che sono adatti alle loro caratteristiche, con due vantaggi. Il primo, quello di avere la garanzia di avere dei professional con determinate caratteristiche, il secondo è quello di la flessibilità di non doverli assumere ma di doverli utilizzare per un tempo, diciamo, limitato, finalizzato a un processo. Qualche altra domanda? A me ne era venuta una, Cristiano. Tu prima hai elencato un po' di attributi che devono avere le organizzazioni esponenziali, o comunque che si riscontrano avere. Mi chiedevo se ce n'è uno predominante o che guida gli altri, visto che hai parlato di numero minimo di 4 caratteristiche, o se sono equivalenti e tutti ugualmente desiderabili. Magari se puoi contestualizzare la risposta con un esempio reale, in modo tale da non rimanere ad alto livello. Allora, sicuramente quello più importante è un concetto di MTP, quindi il Massive Transformative Purpose è obbligatorio, diciamo, all'interno di questi 4 necessariamente si deve partire da determinare un Massive Transformative Purpose. Sugli altri attributi, diciamo che dipendono molto da quella che è la strategia dell'azienda e da quella che sono le caratteristiche del business. In termini generali posso dire che, come dicevo prima, poi i due che sono più importanti sostanzialmente sono quasi sempre quello della sperimentazione e quello dell'autonomia. Facendo l'esempio di Evolus, questa società di Molfetta che vi dicevo, loro hanno sicuramente, si sono focalizzati sul tema dell'intelligenza artificiale, quindi in generale quello di avere dei processi automatici e processi intelligenti, perché loro avevano dei processi abbastanza, diciamo, tradizionali, che avevano ancora tante attività manuali con il rischio di fare errori, quindi si sono concentrati su questo elemento. È un altro elemento che per loro è stato fondamentale, che rappresentava il collo di bottiglia, era il concetto dello staff on demand, perché stavano iniziando a portare avanti una serie di progetti importanti, avevano bisogno di risorse, quindi hanno scelto di concentrarsi sull'attributo dello staff on demand perché per loro rappresentava il collo di bottiglia più importante. Quindi il concetto di collo di bottiglia è un concetto importante per determinare su quale attributo lavorare, perché il concetto delle organizzazioni esponenziali è un'organizzazione che non ha limiti, che non ha vincoli di crescita, che ha delle opportunità importanti di crescita, quindi andare a eliminare tutti quelli che sono i colli di bottiglia. In questo momento il periodo che stiamo passando fa sì che le social technologies diventino un modo di lavorare obbligato, un attributo dal quale nessuno può prescindere. Aziende come Uber e come Airbnb, che hanno necessità di beni fisici su cui, diciamo, far atterrare la loro offerta, per loro il tema sicuramente del leverage asset è un tema molto importante. Comunque direi che sperimentazione e autonomia in generale sono i due temi più importanti, perché sono quelli da cui non si può prescindere per realizzare un concetto di business agility, ecco. Qualche altra domanda? Cristiano, voi magari vogliamo magari condividere con i partecipanti l'assessment per capire se le loro organizzazioni, oppure quanto sono esponenziali le loro organizzazioni? Sì, volentieri. Noi abbiamo, i miei colleghi americani hanno fatto un assessment che poi ho personalizzato per il mercato italiano, che va a misurare il grado di maturità di un'organizzazione in un determinato momento. Quindi credo, Licia, glielo possiamo distribuire. Sì, lo condivido nella chat e poi lo mandiamo anche nella mail, dove manderemo le presentazioni, giusto? Le possiamo inviare ai partecipanti, giusto? Sì. E quindi perfetto, questo lo trovate nella chat. Questo assessment vi permetterà di misurare quanto oggi la vostra azienda è esponenziale, quali sono gli attributi su cui sta già lavorando e quali sono quelli su cui invece siete in una situazione un pochino più,
più arretrata, ecco. L'ultima parte, poi lasciamo un po' di spazio alla fine se ci sono altre domande, è, come dicevo prima, per una startup è molto semplice crearsi con degli attributi di esponenzialità perché non c'è un passato, non c'è un progresso. Per un'organizzazione tradizionale è un percorso che è decisamente più difficile. Però sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto a livello italiano, a livello internazionale, abbiamo individuato quattro pillar, quattro aree che sono importanti per un'organizzazione, per iniziare un percorso di trasformazione verso un'organizzazione esponenziale con successo. Il primo elemento, e lo ripeto e lo dico a voce alta, è sicuramente quello più importante, è trasformare la leadership dell'impresa. Oggi i leader, i capi delle aziende, gli imprenditori, gli amministratori delegati, i direttori generali non possono prescindere dal conoscere queste tecnologie, non nel dettaglio, ma nel conoscere gli impatti che queste tecnologie hanno sul loro business. La tech intensity degli executive è un qualcosa da cui ogni leader del futuro non può prescindere. Quindi dal punto di vista della leadership va fatta formazione, abbiamo bisogno di un board management, di un consiglio d'amministrazione attivo che crea valore, non un consiglio d'amministrazione come c'è in tante aziende passivo che ratifica determinate decisioni senza portare valore. Devo implementare la diversity, quindi cosa significa? Non devo avere paura all'interno dell'azienda di avere delle persone giovani anche al comando dell'azienda o nei consigli di amministrazione o al comando di determinate funzioni. Alcune aziende americane stanno implementando un concetto di double leadership, dove da un lato c'è la leadership, quella formale, quella riconosciuta, e poi hanno, diciamo, dei comitati di leadership costituiti da millennial, costituiti da persone giovani che deliberano sugli stessi temi di cui delibera, diciamo, la leadership ufficiale. Questo per far sì che la diversity comunque sia un valore. E poi ci devono essere delle doti di leadership diversa. Il leader del futuro deve essere un visionario, però deve essere molto vicino al cliente. Deve portare avanti la sperimentazione, ma non una sperimentazione fine a se stessa, ma basata sui dati. Deve essere aperto alla flessibilità. Non esistono più dei piani, dei budget fissi, dei piani strategici quinquennali fissi, ma non dobbiamo ragionare in termini di mappa, ma dobbiamo ragionare in termini di bussola. Quindi adattarci alle situazioni in divenire, diciamo, non per forza. Speriamo in futuro per opportunità che ci arrivano, per cogliere queste opportunità, ma vediamo anche in questo momento con la tragedia del coronavirus come la flessibilità, la resilienza e riuscire ad adattarsi a una nuova realtà in tempi brevi diventa importante. Deve essere un leader che porta avanti con determinazione il processo di cambiamento, ma che non ha paura di rimuovere quegli ostacoli al cambiamento. Deve essere un leader che non ispirativo, non un leader di comando, non un leader che fa pesare la sua gerarchia, ma che è in grado di ispirare le altre persone. Deve essere un leader che non parte dal concetto di sapere tutto, ma parte dal concetto che deve imparare sempre cose nuove nel contesto quotidiano. Deve essere un orchestratore di risorse, e altro elemento molto importante, deve essere un leader che guarda sempre di più all'esterno dell'azienda. I leader oggi che sono concentrati sull'azienda, percependola ancora come un qualcosa, diciamo, solo all'interno delle quattro mura aziendali, non è un leader del futuro. Bisogna ragionare in una logica aperta, in una logica ecosistema, bisogna innovare lavorando con le startup, come vedremo dopo, ma non, diciamo, in una logica di innovazione aperta. Secondo aspetto fondamentale, per trasformarmi in un'organizzazione esponenziale necessariamente devo monitorare le startup operanti nel nostro settore di riferimento. Quindi non possiamo ignorare le startup che lavorano nel nostro ecosistema. Il problema per le grosse aziende non è se acquisire una startup, ma è quando acquisirla. Altro elemento, fare partnership con acceleratori, incubatori e hackerspace in una logica di open innovation.
Molte volte le aziende si trovano di fronte a un trade-off, a una scelta, ma compro una startup o me la costruisco al mio interno una startup? Allora, diciamo che ci sono dei determinati parametri e criteri che mi portano a rispondere a questa domanda. Se non esistono delle startup adiacenti alla mia industria di riferimento, se non ho ancora un'esigenza pressante, nel senso che il mio business non è ancora sotto disruption in maniera pesante e l'azienda è ancora in grado di assumere delle persone di talento, in questo caso, diciamo, posso permettermi di costruire una startup al mio interno senza necessariamente doverla acquisire. Se invece esistono delle startup che mi stanno già minacciando, il mio business è già fortemente under disruption e non ho ancora non ho più quell'appeal per poter assumere persone di talento, la mia scelta obbligata è quella di acquisire delle startup esistenti. Terzo elemento, costruire un DisruptX. Cos'è un DisruptX? Dicevo prima, se io voglio muovere verso un processo di trasformazione, è difficile farlo all'interno dell'azienda perché gli anticorpi ostili all'innovazione, al cambiamento sono molto forti. Quante persone in azienda dicono: ma io ho sempre fatto la stessa cosa, è sempre andata bene, perché devo cambiare? Io sto lavorando in questo momento con una Confindustria locale, quindi diciamo un'agenzia locale di Confindustria che sotto la guida di un presidente visionario ha deciso che si vuole trasformarsi in maniera digitale. E il problema che sto incontrando è che i dipendenti di questa Confindustria non sono in grado di cogliere il forte cambiamento che c'è in questo momento e nonostante dei segnali preoccupanti come il fatto che stanno perdendo degli associati, non si rendono conto che il mondo è cambiato e continuano a dire: ma io ho sempre fatto la stessa cosa, se l'associato ha bisogno di me è lui che deve venire da me, non sono io che devo cercare l'associato. Quindi non ha capito come questo mondo oggi sta cambiando. Quindi se io non voglio avere dei rischi di non riuscire a portare avanti un percorso di trasformazione all'interno dell'azienda, devo creare ai margini dell'azienda, gli americani dicono on the edge, una sorta di unità nuova, business unit, startup che ragiona in maniera nuova, senza essere condizionata da quelli che sono i retaggi del passato. Quindi da questo punto di vista identifico un'opportunità commerciale, metto in piedi un team costituito da talenti che porta avanti il cambiamento, colloco questo team al di fuori dell'organizzazione tradizionale, utilizzo le tecniche di lean approach e quant'altro, vado a dotare questa unità dei minimi mezzi finanziari per partire, per sostenersi, ma incoraggio il team a trovare delle risorse all'esterno dell'azienda. Quindi creo ai bordi della mia azienda una nuova azienda che ragiona come una startup, che ha la libertà di diventare un'azienda moderna con tutti gli attributi che abbiamo visto. Quindi questo è un metodo che si è rivelato essere quello con più successo per riuscire a trasformarsi verso un concetto di organizzazione esponenziale. Non cambio il core business, ma costruisco un business nuovo ai margini dell'azienda con i criteri di esponenzialità e poi nel momento in cui questo business inizia a produrre dei risultati, inizia ad avere successo, è normale che poi anche l'azienda tradizionale ha più spinta e ha più voglia di trasformarsi. Ultimo elemento, vado a applicare i principi di Scale Ideas che abbiamo visto prima, quindi sulla base di quelli che sono le problematiche, i colli di bottiglia, le caratteristiche dell'azienda, scelgo all'interno dei 10 attributi almeno 4 di quelli che ritengo essere i più rilevanti. Ultime due cose su cui volevo soffermarmi: il processo di digital transformation è un processo complesso. È un processo complesso che nella maggioranza dei casi, quasi nel 70% dei casi, è destinato a fallire. Per non fallire deve seguire, diciamo, un percorso ben delineato che è caratterizzato da 5 fasi. La prima fase è una fase di foundation, quindi vado a determinare le fondamenta di un processo di trasformazione digitale, quindi vado a raccogliere i dati, vado a digitalizzare tutti quei processi che ancora non sono, sono gestiti in maniera manuale, che posso trasformare in maniera molto semplice, vado a portare avanti tutte quelle attività di formazione. La seconda fase è una fase di silhouette, quindi identifico una business unit, una funzione, un processo, un ambito specifico su cui voglio iniziare a percorrere un processo di trasformazione
digitale, quindi non lo faccio nell'azienda nel suo complesso, ma creo sostanzialmente lo faccio attraverso una porzione di un'azienda. Allo step 3 arrivo ad avere una soluzione, diciamo, partially synchronized, cioè la mia azienda non è ancora completamente digitale, ha una parte digitale, una parte analogica, però diciamo il processo di trasformazione digitale non è più solo di responsabilità di una determinata funzione, ma entra nella definizione della vera e propria strategia aziendale. Il punto 4, arrivo ad avere un'azienda, diciamo, pienamente digitale, completamente digitale, quindi che ha tutte le caratteristiche dell'organizzazione esponenziale che abbiamo visto prima, e il punto 5, che si chiama Living DNA, è che anche se io ho raggiunto il punto 4, oggi le cose stanno cambiando con una velocità tale, con una dinamicità tale, che non sarò mai arrivato a un punto d'arrivo, ma devo essere sempre flessibile e abile nel cogliere nuove opportunità, nel cambiare, nel reinventarmi di continuo. E queste sono le fasi, diciamo, che tipiche di un processo di trasformazione digitale, o sto utilizzando questo metodo che è stato formulato da McKinsey nel progetto di trasformazione digitale che sto facendo adesso con Toyota, ad esempio, dove si riassume che un processo di trasformazione digitale è caratterizzato da tre fasi. La prima fase è quella di definizione del valore, quindi devo avere la sponsorship e il commitment della direzione del management, devo individuare degli obiettivi chiari e ambiziosi e devo assicurare quegli investimenti che sono necessari per portare avanti il percorso di trasformazione digitale. O poi uno step 2, che è la parte di lancio e accelerazione, quindi vado a identificare quel lighthouse project, quel progetto sperimentale, quel progetto campione che dicevo prima, vado a identificare un team di cambiamento e vado a portare una cultura digitale e faccio lavorare l'organizzazione con nuovi modi come l'in startup, design thinking, agile e quant'altro. La terza fase è la fase dove vado a mettere in piedi tutte le iniziative di cambiamento e vado alla fine ad adottare quello che è il mio modello operativo finale. Quindi questi, diciamo, sono alcuni suggerimenti, alcune leve che si possono mettere in piedi nel momento in cui io devo iniziare un percorso di trasformazione digitale, di business transformation, ma non sono una startup, sono un'organizzazione, diciamo, già esistente, che quindi ha determinate peculiarità e determinate problematiche. Se posso concludere, diciamo, l'organizzazione del futuro sarà un'organizzazione che è caratterizzata da tre P, diciamo. La prima P è il concetto di platform, quindi l'organizzazione del futuro saranno delle piattaforme digitali, non avranno più una logica di processo, ma avranno una logica di piattaforma. La seconda P è quella dei processi che dovranno essere sempre più automatizzati, sempre più intelligenti, sempre più scalabili. La terza P è quella delle persone, ed è la P più importante, perché al centro delle organizzazioni, nonostante le tecnologie avranno un ruolo sempre più importante, saranno le persone che dovranno disegnare i modelli di business, che dovranno capire dove applicare queste tecnologie, che dovranno avere degli skill nuovi, un concetto che torno a ripetere, dovremo passare da un concetto di human run a un concetto di human think, quindi sarà sempre più importanti degli skill intangibili legati al project solving, legati alla creatività, rispetto a skill esecutivi. Le persone dovranno avere un forte senso di engagement, di appartenenza, e dobbiamo considerare che le persone che entreranno in azienda nei prossimi anni sono persone che sono cresciute in un'era digitale e che ragionano in maniera diversa da come ragioniamo voi. Vorrei chiudere con alcune percentuali. Nel 2025 il 60% della forza lavoro sarà sarà costituita da millennial o da generazione Z. Il 67% di queste persone dice di voler andare a lavorare in un'azienda che ha un purpose di natura sociale e ambientale. Il 70% dice che vuole lavorare da remoto, e sicuramente quello che stiamo attraversando in questo momento è un amplificatore di questo fattore. Come dicevo prima, circa i due terzi si vedono come degli autonomi, dei collaboratori esterni, non dei dipendenti, ma la cosiddetta gig economy. Ecco, quindi la forza del lavoro necessariamente
cambierà e sarà un altro forte stimolo al cambiamento oltre a quello che ci arriverà dal mercato. Io ho finito la mia parte, vi chiedo se c'è qualche domanda, qualche curiosità, qualche approfondimento che vi interessa. Comunque vi verrà mandata la presentazione, nella presentazione c'è poi anche la mia email, quindi sentite liberi di contattarmi anche una volta completata questa presentazione per ulteriori domande e chiarimenti. Però Licia, magari lasciamo spazio altri 5 minuti se ci sono domande. Sì, certo. Nel mentre che arriva qualche domanda, vi ricordo che ho condiviso un breve questionario di soddisfazione per sapere se vi è piaciuto il webinar. E poi vi do due informazioni, i concetti che abbiamo affrontato in questo webinar li abbiamo sviluppati anche in due corsi di formazione che sono da sviluppare in aula, quindi aspetteremo appunto quando la situazione ritorna alla normalità. Il primo appunto è sulle tecnologie disruptive per executive, sono 16 ore e sul nostro sito trovate il programma e la possibilità di iscrivervi. Non c'è una data, quindi non sono corsi con una data fissa, ma quando avremo raggiunto il target di iscritti informeremo appunto sulla data. L'altro corso è quello sulle organizzazioni esponenziali, quindi un po' si andranno sempre della durata di 16 ore, si andranno a sviluppare tutti i vari temi visti magari in maniera un po' non così approfondita in questo webinar. Se vuoi aggiungere magari qualche dettaglio, Cristiano, sulla modalità, quindi come vengono svolti questi corsi, sono corsi molto... sono teorici ma anche molto pratici, giusto? Ci sono esercitazioni. Sì, sono costituiti in una logica di project-based learning e quindi hanno una parte di teoria che comunque è abbastanza contenuta, ma hanno una parte molto legata alle esercitazioni. È ovvio che nel momento in cui dobbiamo andare a fare un corso aperto a persone che derivano da industrie diverse, si scelgono dei determinati ambiti di riferimento, dei playground di riferimento per fare delle simulazioni, però questi corsi diventano molto, molto a impatto farli in azienda, perché si lavora già sul contesto aziendale e anche diciamo in un paio di giorni si identificano delle soluzioni concrete all'interno dell'azienda. Ecco. Quindi sono corsi comunque molto, molto interattivi, molto concreti, che portano già alla definizione di soluzioni concrete, ecco, dove la teoria è proprio ridotta al minimo. Comunque vi invito anche a fare il questionario che vi ha girato Licia, perché vi permette già di avere un'idea su quella che è il vostro livello di esponenzialità attuale. Qualche altra domanda? Quanti di voi stanno intraprendendo un percorso di business transformation o hanno messo a budget un percorso di business transformation? Nessuno. Per ora non scrive nessuno. Un commento di Antonio Squeo che conosco dice: nel dubbio fate, quindi partite con qualcosa di concreto, ecco. No, volevo chiudere anche con un'altra considerazione. Se oggi vediamo tante aziende di successo a livello italiano, sono aziende che non solo non si sono trasformate in una logica digitale, ma che sono anche carenti a livello di sistemi informativi. Io collaboravo con un'azienda che è una delle più importanti rubinetterie che c'è in Italia, con un fatturato superiore a 100 milioni di euro. E quando entravi nell'ufficio sistemi informativi c'era ancora scritto ufficio programmazione. Tante aziende oggi sono ancora efficaci e producono risultati positivi senza ad avere un alto appetito tecnologico, un'altra componente tecnologica. Questo nel breve e medio termine sarà destinato a finire comunque. Ma lo vediamo già oggi, le aziende che non riescono a lavorare con social technologies, che non attivano delle soluzioni di smart working e quant'altro, sono aziende che sono determinate a non continuare ad esistere. Ecco. Io credo anche che
Questo periodo stranissimo che stiamo attraversando porterà a una prima fase di contenimento costi, di stabilizzazione, ma in un momento successivo, secondo me, questa propulsione al cambiamento sarà molto forte e aumenterà la consapevolezza di dover cambiare. Questo è il mio auspicio. Non avverrà subito perché avremo una fase critica di stabilizzazione dove dovremo salvaguardare la continuità delle aziende, ma usciti da questa fase poi diventerà di fondamentale importanza cambiare. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio, spero di avervi trasmesso qualcosa di interessante e spero di potervi vedere ai prossimi appuntamenti. Grazie Cristiano e grazie a tutti i partecipanti per aver seguito il webinar. Una buona serata a tutti. Anche saluti anche da parte mia. Ciao a tutti.